Buongiorno a tutti e benvenuti alle buone ricette di Pamma e Panorama. Io mi chiamo Anna Maria e oggi prepareremo insieme una ricetta davvero interessante. Faremo per le festività le crepe con cotechino, lenticchie e fonduta di caprino. Realizzeremo questa ricetta ad un costo contenuto. Bene, non perdiamo più tempo e andiamo insieme a cucinare. Per la realizzazione di questa ricetta servono 30 minuti per la preparazione e 30 minuti per la cottura. Gli ingredienti indicati sono sufficienti per 6 persone e il livello di difficoltà è medio. Ecco gli ingredienti per la preparazione delle crepe: la farina Pan Panorama e il latte, il burro tradizionale, dall'agricoltura biologica Pan Panorama le uova e le lenticchie, il sale, il caprino, il cotechino precotto e qualche filo di erba cipollina. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi: il latte, la farina, le lenticchie e le uova Pan Panorama d'agricoltura biologica, il burro, l'erba cipollina, un pizzico di sale, il cotechino precotto e il nostro formaggio caprino fresco. Iniziamo a preparare la nostra ricetta ponendo sul fuoco la pentola con l'acqua in modo tale da portarla a bollore e poter terminare la cottura del nostro cotechino precotto. Basterà un quarto d'ora o 20 minuti a seconda delle indicazioni del produttore, così da poter accelerare i tempi di preparazione. Potete anche scegliere un altro tipo di cotechino che possiamo trovare appunto nel reparto macelleria, in questo caso i tempi di cottura saranno naturalmente più lunghi. Continuiamo quindi con sciogliere il burro che ci servirà per la preparazione delle crepe. Poniamo sul fuoco un pentolino che poi sarà quello che verrà utilizzato per fare le crepe. Facciamo sciogliere il nostro burro. Si può dire che il nostro burro è fuso, quindi lo andiamo a riporre su un altro contenitore. Prepariamo ora le crepe. Quindi in un contenitore andiamo a mettere le uova, il latte, la farina e un pizzico di sale. Cominciamo con le uova. Con una frusta andremo a stemperare le uova con la farina e alla fine lentamente un po' alla volta il nostro latte, in modo da non avere grumi, antiestetici grumi che non fanno bene al nostro composto. Setacciare la farina precedentemente ci consentirà di effettuare questa operazione con un po' più di velocità. Il resto di farina e un po' alla volta il latte. Aggiungiamo infine il burro fuso, un pizzico di sale ed ora la nostra pastella coperta riposerà a temperatura ambiente per almeno mezz'ora. Il nostro impasto ha riposato. Il padellino che abbiamo utilizzato prima per poter sciogliere il burro non dobbiamo lavarlo, quindi versiamo l'impasto e lo riponiamo sul fuoco fino a quando le nostre crepe appunto si rapprendono. Basterà circa un minuto e mezzo per lato e si continuerà l'operazione fino a quando la pastella non sarà terminata. Scoliamo le lenticchie, quindi un recipiente, un piccolo passino e andiamo a vuotare tutte le nostre lenticchie. Il cotechino è pronto, quindi andiamo a toglierlo dall'acqua di cottura. Aspettiamo qualche momento prima di aprire la nostra busta, di eliminare il liquido di conservazione e di togliere la pelle in eccesso. Il cotechino l'abbiamo tolto dal suo contenitore, abbiamo eliminato il liquido caldo di conservazione e di cottura, abbiamo tolto la pelle e ora, un pochino più freddo, lo andiamo a tritare in questo modo. Trasferisco il cotechino all'interno di una ciotola in modo da averlo a disposizione poi per mescolarlo con le lenticchie e per poter
ottenere così la mia farcia perfetta. Terminiamo la preparazione della farcia inserendo all'interno del contenitore, appunto dove ci sono le lenticchie, il cotechino che abbiamo sbriciolato prima. Saranno freddi entrambi, per cui questo ci consentirà di poter riempire le crepe. Benissimo, siamo pronti per farcire e continuare la preparazione della nostra ricetta. Procediamo nella preparazione delle crepe. Quindi abbiamo cotto le crepe, cotto la farcia ed ora andremo a completare la nostra operazione. In maniera molto semplice, una cucchiaiata di composto al centro della crepe. Andiamo a raccogliere la parte esterna della frittatina medesima, così la raccogliamo a sacchettino, e poi con un filo di erba cipollina andremo a chiudere il tutto. Ultima fase di preparazione della nostra ricetta, con la preparazione della fonduta. Quindi sul fuoco un pentolino e andiamo ad unire e a sciogliere il caprino fresco e un goccio di latte. Operazione semplicissima. Lasciamo riprendere per qualche istante. E ora impietiamo. Sul piatto da portata, ogni singolo piatto, andiamo a versare un po' di fonduta per ogni commensale, ovviamente. Andiamo a profumare il tutto con un po' di pepe nero vicino alla nostra fonduta e poi andiamo ad inserire delicatamente il sacchettino, così che i vostri commensali, una volta aperto, avranno anche una piacevole sorpresa. Buon appetito! Vi auguro quindi buon appetito con Pam e Panorama. Nella prossima ricetta vi insegneremo a preparare un ottimo petto d'anatra con paprika e miele ad un costo contenuto. Per questa ed altre ricette visitate il sito www.ricette.pampanorama.it. Che ti lamenti, mettetevi le cinture se non volete, ma siamo in ritardo. Ma che roba, la prossima volta metti tu, guida tu e guidi col cambio automatico. Ma che roba, qua siamo in montagna, volete fare l'ultimo dell'anno in montagna? Ma che roba, ma va che roba.